Gli interlocutori del dialogo sono tre: Filippo Salviati, Giovanni Francesco Sagredo e Simplicio. Il libro, scritto con un linguaggio comico, si divide in quattro giornate a Venezia. All'inizio di ogni giornata non vi è alcuna descrizione di ciò in cui il lettore si imbatterà. Per scrivere il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Galileo Galilei sceglie la lingua volgare e si rivolge ad un pubblico non solo di studiosi, ma anche di intendenti che si dilettano negli studi scientifici. Inoltre, egli non decide di coniare nuovi vocaboli come avveniva spesso in passato, ma decide di attribuire un significato più efficace e specifico a quelli già esistenti. Il modello di riferimento è il Principe di Machiavelli, da cui eredita lo stile dilemmatico e disgiuntivo e l'esclusione delle doppie verità. Galileo sceglie di scrivere la sua opera con lo stile dialogico e comico per far apparire le vicende raccontate come naturali discussioni su due sistemi diversi e per rendere la lettura più piacevole. D'altra parte, il genere del trattato era inadatto a comunicare con le masse. Il dialogo ha invece delle basi profondamente realistiche. La visione del mondo di Simplicio viene demolita con l'arma della comicità e le sue idee gli conferiscono un'immagine negativa durante tutto il dialogo.